la situazione per quanto riguarda il mondo dell'eros notturno. Ho davanti a me una ragazza che lavora in strada, va bene? Questa ragazza, che potete vedere ora, la vedete, vero? Eccola qua. A breve la vedrete meglio, ok? E in qualche modo, in qualche maniera, vi renderete conto che è una proprio di quelli che lavorano sulla strada, va bene? Ora queste amabili fanciulle lavorano sulla strada, ok? E quello che a me colpisce, e neanche poco, ma anzi molto, deriva dal fatto che, per l'appunto, ci sia una certa nonchalance a chiedere di, per l'appunto, andare con loro, va bene? Indi per cui tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, questo è il fatto, bene? La situazione per quanto riguarda il problema della prostituzione. Ecco, adesso io mi avvicinerò a una ragazza e vi potrete accorgere in maniera autentica che questa ragazza esercita il lavoro più antico del mondo. Bene, ragazzi, ora è una situazione abbastanza strana, no? Atipica, però esiste a tutti gli effetti. Ed è una realtà a chiunque visibile, va bene? Questo è il fatto, che e a Roma, come in tante altre città, questo è il fenomeno che si presenta. Va bene, o voi avete visto, gentili utenti di YouTube, una situazione che effettivamente parlando è reale, è autentica, ok? Relativa al mondo della notte. Bene, avete visto una ragazza, una fanciulla che sta così. Ora, questa ragazza presume che io sia al telefono, ok? Perché ho il telefono in mano, ancorato all'orecchio, va bene? E quindi non mi ha fatto la domanda classica, che andiamo, ok? Perché la domanda classica che fanno i ragazzi di strada, un uomo, un ragazzo che